Grazie Thomas di aver accompagnato la storia di Stefan e questo film a Bergamo, appunto la storia che aggiunge quella nota di tristezza in più nel momento in cui si legge il cartello finale, appunto che annuncia il fatto che Stefan è morto mentre tu finivi la post-produzione del film. È un film che ci racconta tante cose del capitalismo contemporaneo, in qualche modo, la metto già giù subito all'osso. Ci racconta come appunto il nostro mondo, la nostra Europa viaggi a velocità differenti e appunto tu hai avuto la fortuna di lavorare su dei personaggi che sono in qualche modo, nel lessico che si usa oggi, intersezionale, sono doppiamente stranieri, sono stranieri in patria perché romani e sono stranieri dove lavorano perché sono ciechi e romani. Appunto, puoi raccontarci come è nato il progetto e come sei entrato in contatto con la famiglia Pongo? Well, I have to start in 2012 when I met Roma people for the first time, because the place where I grew up there were no Roma people, so I had no experiences. I had just prejudices from my parents and from the society around, and I found that they are not violent people, they are not stealing, they are not dangerous. In fact, I like them. I like their nature. If there is something we can call Romani nature, it's openness, and they speak straight. They love fun, and I love their way of communication. So I fell in love with Roma people. I did several films. And Stefan saw one of my previous films and he contacted me through Messenger and told me, if you are in Manchester once, you can visit us and sleep in our house and eat with us. So I did so. That's the story how we get together. Allora sì, è una storia che comincia nel 2012, quando per la prima volta ho incontrato i Rom. Infatti mi erano un po' sconosciuti perché vivevo in un posto in cui i Rom non c'erano e avevo come tutti pregiudizi su di loro, pregiudizi che mi erano stati trasmessi dai miei genitori, dalla società più in generale. Però una volta andato a vivere un po' più vicino ai Rom, ho scoperto che in realtà non erano persone violente, che non erano pericolose, non rubavano, e mi sono letteralmente innamorato di loro. Se si può definire la loro natura in un qualche modo, per me le parole giuste sono aperta, apertura, hanno un linguaggio veramente diretto e a loro piace molto il divertimento, e mi sono quindi subito innamorato dei Rom. Ho fatto diversi film su di loro e Stefan ha visto uno di questi film e dopo averlo visto mi ha contattato su Messenger dicendomi: io abito a Manchester, se ti va di venire ad incontrarmi puoi dormire da noi, puoi mangiare con noi, puoi visitarci. E io alla fine l'ho fatto ed è stato il modo in cui ci siamo incontrati. Però il film, cioè questo è tutto, è un'anticipazione di come nasce il film. Il film, diciamo, nasce, ce lo dicevi prima, da un progetto più ampio e poi in qualche modo si è focalizzato sulla famiglia Pongo. O mi sbaglio? My first idea was when Brexit was about to come, that Roma people from Czech and Slovak will come back because they probably will not have papers.
And I thought that it will be quite a big change for the community in Czech and Slovak, that the lights will come back and things will start to move. And so I thought that I have to find the characters in Britain and follow them on their way back to East. But at the end, I found that the Brexit was not a problem for them, because all of them were, or almost all of them were working in Britain, and they had a citizenship, or they didn't need to come back. So my plan changed, and I thought I will follow someone living in Britain, but I was looking for someone living more in troubles in street to make interesting adventures documentary film. And Pongos, they seemed too settled and too workaholic for me at the first time. But while I was living in their house, I knew that they are very open and authentic. So I decided that they are characters, and that I have to shoot for a long time, and some drama will appear. And it appeared, as you see. Sì, la mia prima idea era, con l'avvicinarsi della Brexit, di fare un film su come i Rom alla fine avrebbero affrontato la questione della Brexit. Ero convinto infatti che una volta uscito il Regno Unito dall'Europa sarebbero ritornati in Repubblica Ceca oppure in Slovacchia, perché non avevano i permessi per rimanere in Inghilterra. Pensavo ci sarebbe stato quindi un grande cambiamento anche a livello sociale, sia in Repubblica Ceca che in Slovacchia, che ci sarebbe stato una sorta di movimento delle cose. E volevo un po' scoprire, quindi volevo trovare un personaggio nel Regno Unito e seguirlo nel suo tragitto di ritorno verso l'est Europa. In realtà la Brexit non ha comportato nessun problema per i Rom, perché comunque lavoravano nel Regno Unito, quindi avevano i permessi necessari o in alcuni casi avevano anche la cittadinanza, quindi non avevano davvero la necessità di ritornare a casa. Perciò i miei piani sono cambiati un po', e ho deciso di seguire una persona che lavorasse, una persona Rom, che fosse nel Regno Unito. Ma la mia idea era quella di avere un personaggio un po' tormentato, un po' con problemi, che magari vivesse nelle strade. Pensavo fosse un po' più interessante per poter avere una sorta di documentario avventuriero. E quando ho incontrato la famiglia Pongo, diciamo, loro erano un po' l'opposto, erano persone che si erano ben stanziate nel posto in cui erano, ed erano anche dipendenti dal lavoro. Però quando mi hanno invitato nella loro casa, per me è stato subito chiaro che si trattava di persone aperte e autentiche. E ho trovato il mio personaggio e ho pensato che rimanendo un po' a riprendere la famiglia, avrei alla fine trovato anche l'aspetto un po' drammatico del film, che alla fine, come avete visto, è arrivato. Però appunto loro sono rimasti in Gran Bretagna, non hanno subito le conseguenze della Brexit, ma allo stesso tempo Stefan perlomeno torna a casa, e questo tornare a casa provoca uno shock anche nello spettatore, nella dimensione della distanza tra questa appunto vita pacificata e sedentaria che loro hanno costruito nel Regno Unito e invece le condizioni in cui vivono le persone appartenenti alla loro comunità. E in qualche modo, come è stato appunto, come è stato nella tuo modo di concepire il film, appunto il processo di avvicinamento alla comunità e la costruzione di questo contrasto tra la comunità che vive ancora in Repubblica Ceca e la famiglia che vive nel Regno Unito?
Well, to be clear, Stefan and his family, they didn't come directly from Eastern Slovakia. They came from the western part of Czech Republic, and the community of their relatives, they are quite well situated, doing jobs like a bus driver and stuff like that. And his, Stefan's parents were also quite well situated, and but they during their childhood they came from Slovakia, and we were trying to find the connection between Pongo's family and the poor people from ghettos, but we couldn't. For many generations, the Pongo family were like quite well situated, and that's the point. Many of Roma people in Czech and Slovak are well situated, and they are not Roma for us, because we think that Roma people should be loud, there should be a lot of them, a lot of kids, they should be poor, they should live in some bad condition, and if these people don't fit these prejudices, we don't consider them as Roma. So that's the problem. We still don't know if we are speaking about ethnicity or about the social class. And it's a big mess. And I don't know how to make it clear, but I tried to tell the story of a successful, normal Roma family, which is not so visible and which is not so interesting for media, because it's normal. Allora, per essere chiari, la famiglia di Stefan non viene dalla Slovacchia orientale, ma piuttosto dalla Repubblica Ceca occidentale, e la comunità di Stefan è una comunità molto benestante. Tutti hanno un lavoro, come ad esempio essere camionisti, e anche i genitori di Stefan provengono da una comunità molto benestante. Sì, Stefan ha trascorso l'infanzia dalla Slovacchia e si è trasferito in Repubblica Ceca, però diciamo che volevamo cercare una relazione tra la famiglia Pongo e le persone povere, i Rom poveri, ma non siamo tanto riusciti a trovarla, perché si tratta di una famiglia agiata, ed è proprio questo il punto. E sono presenti moltissimi Rom che vivono, insomma, nell'agio, in una situazione benestante, ma noi ogni volta che pensiamo ai Rom pensiamo a persone rumorose, povere, ce ne sono tantissime, magari vivono tutti assieme, ammassati, sono in condizioni precarie. E se queste persone non rispettano questo nostro pregiudizio, per noi non sono Rom. Non so più se si tratta alla fine quindi di un discorso di etnia oppure di classe sociale. E quindi non sapevo come rendere chiaro tutto questo discorso, perciò alla fine ho deciso semplicemente di raccontare la storia di una famiglia Rom che è normale e che è ben agiata, ben situata nel posto in cui vive. Prima di andare avanti io lancio la palla a voi, non ci vedo. Due mani, I was just wondering, because you said that you fell in love with main people, and watching the movie, I thought this is great because it's a topic that doesn't really get much coverage, maybe because of lack of representation. And I was just wondering if that was part of what made you do it as well. Like, you were talking about the love and the fascination, and I was just wondering if maybe there's something else that has more to a kind of a responsibility to represent a certain topic.
if you feel that as a director that has any link to your decisions. Allora, mi chiedevo appunto se non ci fosse qualcos'altro al di là dell'amore per le persone rom che tu hai descritto prima, se non ci fosse un senso di responsabilità nel raccontare una storia che alla fine non ha una grande copertura. Ho riassunto un po', scusa. The Czech people are fascinated by Roma people. That's true. During the 90s, when Roma people started to move to the West, it was everywhere in media because it was a big deal. For example, Canada, they decided that Czech people must have a visa because of Roma movement to Canada. So Czech people, they hate Roma people. There is a big racism, anti-Ciganism. And in those times, they thought it's a really bad thing towards the Western area, and people are watching us, and it's a big shame. After we entered the European Union and the Schengen space, it stopped to be a topic for media. But this movement continued. And now it's for sure the biggest exile community of Czechs and Slovaks. But there are no films, no articles, no studies about it. We don't know the numbers, we don't know the conditions of these people, their destinies are lost. So this is why this topic was interesting for me. But you were asking about responsibility. It's a hard question because my possibilities are limited. And I think I am not supposed to be anything else than to be a filmmaker, to make film and then do Q&A, and that's it. I'm not activist, even though I love activists and I do things, films about activists, but me personally, I'm not activist. I'm not Roma, I'm Gajo. And if I feel too much responsibility, it can be dangerous to my life. So I'm trying to make distance between my work and my personal life, like Pishta did, or his wife tried. That's the answer. I cechi sono affascinati dai Rom, questo è vero, però negli anni 90 i Rom hanno cominciato a spostarsi verso l'Europa occidentale, verso anche il mondo diciamo occidentale più generale, e questo argomento era in tutti i media perché si trattava di un grande tema di dibattito. Il Canada all'epoca aveva cominciato a richiedere dei permessi di soggiorno per gli abitanti della Repubblica Ceca che volevano andare in Canada proprio per tutta la migrazione Rom che c'era in quel momento verso il Canada, e per questo i cechi hanno cominciato ad odiare i Rom e c'erano tantissimi problemi veramente di razzismo, e si è pensato all'epoca che fosse un po' una vergogna tutto questo movimento di Rom. Poi una volta entrati in Schengen, quindi nello spazio europeo, questo argomento non è più stato al centro dell'attenzione mediatica, però questi movimenti hanno continuato ad essere presenti. E ora la più grande comunità, sia della Repubblica Ceca che della Slovacchia, in esilio, si può dire, è la comunità Rom. Ma non ci sono studi, nessuno si interessa a loro, non sappiamo quali sono i numeri, non sappiamo quali sono le condizioni e chi sono queste persone. Si tratta un po' di destini persi.
ed è proprio per questo che ero veramente interessato all'argomento. Per quanto riguarda invece la questione della responsabilità, è una questione piuttosto difficile, anche perché io ho possibilità limitate. Sono solo un regista che alla fine del film viene a fare la sessione di domande e risposte. Non sono un attivista, anche se mi piacciono gli attivisti, e anche se nei miei film magari penso di parlare di attivisti. Non sono Rom, ma sono un gaggio, e ho diverse responsabilità, e l'assumermi diverse responsabilità può rappresentare anche un pericolo nella mia vita. E sto cercando anch'io un equilibrio, di mantenere piuttosto una distanza tra il lavoro e la vita, proprio come avete visto Stefan farlo nel film, o meglio, come sua moglie voleva che Stefan facesse. Ciao. Io ero curiosa di sapere quanto cioè se fosse tutta pura osservazione o se ci fosse qualcosa di vagamente guidato, costruito all'interno della vicenda, insomma. Most of the film is authentic because I traveled to Pongo's house every 2 months. I spent a week there. And I choose periods when I know that something will be happening, that they will solve problems. And it looked like I was sitting in the couch, talking with them, sometimes drinking beer, having fun, and they were living their lives. And then I said, stop speaking. I moved to the corner with my sound engineer, and I said, now continue, and just shoot the situations. So, it was very easy. But sometimes things were happening during I was not there. It happened several times, and then I came to their house and asked them to solve that problem again. And they did, and they did it very authentically again. And in the film, I think there are two scenes which are reacted like that. And I'm curious if you would say which scene it was. Translation. Allora, gran parte del film è autentico. E mi sono organizzato ogni 2 mesi per viaggiare presso la mia Pongo e stare da loro, e ogni volta trascorrevo un periodo di una settimana e facevo in modo di essere lì, diciamo, quando c'erano problemi. Generalmente accadeva questo: io stavo sul divano, parlavo con qualcuno di loro, vivevo la vita con loro, e poi mentre loro parlavano accadeva qualcosa che mi interessava, e allora li fermavo, dicevo stop, mi mettevo in un angolo e con il mio ingegnere del suono dicevo loro bene, adesso potete continuare la conversazione. Ma a volte però c'erano alcuni problemi che accadevano mentre io non ero da loro, quando ero lontano, e allora ogni volta che ritornavo a casa loro chiedevo loro di risolvere nuovamente quel problema. E loro lo facevano anche in un modo decisamente brillante. Ci sono, credo, 2 scene che sono state reinterpretate nuovamente. E sapreste dirmi quali? La storia della moglie, sì. Quando la mia moglie è un cazziatore perché non stai in famiglia. Ok, ti sembra. Yes, you are right. Sì. That's true. And the second one? E la seconda? Maybe the dance team? No? No, they did it. Okay. The fox? No. They really killed the fox. The fox. La discussione di quando organizzano l'associazione no profit. La discussione, scusa? Sì, i tre. No, it's authentic.
Well, it's the scene when David, the oldest son, is painting the wall with his wife and debating about the father's problems. And yeah, so that's not really authentic. Sì, è la scena in cui David, il figlio più grande di Stefan, dipinge la parete con la moglie e si discute dei problemi dei padri. Quella è una scena non autentica. Yes, sorry, it would be another question, English. My question was around how you as a filmmaker dealt with obviously him becoming ill, and then sort of the film is sort of cut abruptly for, you know, for good reasons. But I just wonder, like, what that was for you as a filmmaker. So did you then still stay with the family for a bit, or did you leave, or like, how were decisions made around the film after he passed away? So any kind of further information around sort of what happened after he became ill or passed away, I'd be very interested in. Mm-hmm. Allora, una domanda è: tu come regista, in che modo ti sei sentito nel momento in cui hai dovuto tagliare il film piuttosto improvvisamente per la morte di Stefan? E in quanto regista sei sempre stato a contatto, sei rimasto in contatto con la famiglia e come sono state le decisioni sul film? Quindi ero interessato, ecco, dopo la morte di Stefan, qual è stata la tua presenza e cosa hai fatto? We promised with my producer to the National Film Fund that we will finish the shooting in 2019. So I was quite nervous, but we decided that we have to continue because I still didn't know what is the point, what is the ending of the film. So we continued, but then COVID came and I was not able to travel to Great Britain, and there is a gap in the story. And after the COVID, the situation of the family and of the Romani Union was quite different, and we were really in troubles. We didn't know how to end the story. So we started editing. We were participating on a very good project where dramaturgists from abroad were giving us advices. And we found out that we don't need to shoot anymore, that we have enough material, and we can end it plus minus like you saw the movie. So we did the rough cut, and that was the time when Stefan got ill. So he saw it, he saw the movie, before it was graded and mixed and stuff, and he liked it. His children liked it very much. They were laughing all the time. Iveta, his wife, she didn't like it because she told me, I am cleaning or arguing all the time. And I was like, yes. And yeah, that then Ishta was in hospital and it was really, really fast. And these were difficult times because I had to finish the movie. I had to see his face every day, and to be honest, I put my sadness on you, and it helped me a lot because you are sad with me now for his death, and I'm sorry for that, but you are part of my therapy. Cancer. Allora, con il produttore avevamo promesso alle persone che ci finanziavano di finire il film nel 2019. Ed ero un po' nervoso perché temevo di non avere un finale e avevo quindi bisogno di continuare con le riprese. Poi è arrivato il Covid, quindi
quindi non sono più potuto andare nel Regno Unito, perciò ad un certo punto c'è anche una sorta di lacuna, un divario nella storia. Dopo il Covid c'erano molti problemi sia per la famiglia Bongo ma anche per i Rom in generale, la situazione era cambiata e non sapevo davvero come fare con il finale della storia. Ho iniziato quindi la fase di montaggio e abbiamo partecipato a tantissimi progetti con drammaturgi stranieri che ci davano consigli su come costruire la nostra storia e ho scoperto in realtà che avevo abbastanza materiale e che non avevamo bisogno poi di girare un finale. È stato proprio in quel momento che Stefan si è ammalato e in quel momento ho mostrato il film a Stefan e gli è piaciuto tantissimo. È piaciuto molto anche ai suoi figli. L'unico a cui non è piaciuto è stata Ivetta, la moglie, perché ha detto nel film io o pulisco o litigo sempre. E io ho risposto, beh sì, è un po' quello che accade. Poi in realtà Stefan è andato in ospedale e le cose sono precipitate molto velocemente. Sono stati momenti difficili perché dovevo finire il film e quindi nelle immagini vedevo la faccia di Stefan veramente tutti i giorni. Per essere onesto, io sto un po' mettendo la mia tristezza, sto un po' affidando la mia tristezza a voi. Siete un po' che mi state aiutando perché in questo momento siete tristi anche voi. E siete un po' la mia terapia, mi dispiace intristirvi così, però è un modo con cui gestisco questo dolore. Ci sono altre domande? Mi rendo conto che questa sarebbe anche una bellissima conclusione, effettivamente. L'affidare al pubblico appunto la tristezza come terapia. Però appunto il film solleva anche altre questioni, appunto il divario tra chi decide di abbandonare uno stile di vita e di sistemarsi in qualche modo e di accettare le regole del capitalismo e di chi invece in qualche modo sempre all'interno delle regole del capitalismo pensa che ci si possa affidare ai soldi, al denaro che viene, al benessere che arriva attraverso chi è andato lontano per lavorare. Quindi io mi porto anche del film di Tomas, mi porto dietro anche le immagini anche forti girate all'interno del ghetto, cioè ci sono delle scene particolarmente forti dal punto di vista di quello che viene rappresentato. Mi domando come è stato anche rappresentare questi momenti con persone con gravi problemi di salute che chiedevano una soluzione alla propria situazione. E appunto in contrasto con il benessere raggiunto e in qualche modo anche ostentato dai popoli. I'm afraid that I have no question. No answer to your question. Because the conditions of many Roma people in Eastern Slovakia, but also Roma people in Romania and Bulgaria, Balkan countries. Yeah, horrible. Horrible. And I have no answer. For me, the first step would be to have in Czech Republic to have really good anti-discrimination law and to act if someone is breaking the law. It would be the step number one. And then we have education system and social housing and another stuff, but first the racism, the discrimination of people of different color of their skin and different culture must stop. It's the step number one, I think, in my country. Mi dispiace, forse non ho una risposta a questa domanda.
perché le condizioni di moltissimi Rom, in particolare nella Slovacchia orientale, ma anche ad esempio in Romania, in Bulgaria o semplicemente nei Balcani, e Alessandro ha aggiunto anche in Italia, sono condizioni orribili, quindi temo proprio di non avere la risposta. Per me il primo passo sarebbe un po', almeno in Repubblica Ceca, quello di avere una buona legge contro la discriminazione e agire nel caso in cui questa legge venga violata. In secondo luogo, poi certo, c'è tutta la questione del sistema dell'istruzione, ma anche dell'edilizia popolare. Però per me veramente, prima di tutto, non dovrebbe esistere la discriminazione basata sul colore della pelle, nel mio paese almeno. Direi che su questa considerazione che possiamo applicare anche appunto al nostro paese e ad tante altre situazioni, non posso che ringraziare Thomas di aver accompagnato il film ai visti da vicino. Vi ricordo appunto di votare con la tesserina che vi è stata consegnata all'ingresso e vi invito a salutare Thomas con un applauso. E grazie a voi appunto per portarvi a casa questo carico di rispetto.